Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a The Division per andare un po' avanti con Underground, visto che nel sondaggio del precedente episodio avete espresso in maniera abbastanza unanime il desiderio di continuare, perché non farlo? Perciò, allora, oggi abbiamo da provare qualcosa di nuovo. Io non ho idea di quante siano le missioni di questo Underground, ma andrò avanti nella speranza di essere e di rimanere vivo. Per cui matchmaking come prima, molto difficile, e vediamo cosa si riesce a tirare su. Io direi direttive, ma sì, tanto non penso che contribuisca a rendere la cosa ancora più interessante, per cui why not. Allora, oggi cerchiamo di rendere la cosa un po' più difficile. Ho messo una direttiva, ho un solo compagno, sarà tostissima, ma ci proviamo. Non so come ci sia riuscito, ma dalle informazioni che hai portato, Rhodes ha tirato fuori la posizione di un paio di aspiranti Joe Ferro. Sarebbe meglio farli fuori prima che riescano a organizzarsi. Bene. Allora, solita intro e via. Senza minimappa, sto giro. Nebbia di guerra attiva. E vediamo se si riesce a portar via anche in coppia. Così. Questa volta non dirò che sarà una passeggiata. Voglio dire che sarà complicatissimo. Così forse per una volta. Calma, calma. Quanto picchiano qua. Sto andando a fuoco. Tanto a fuoco. Ok. Bene, allora. Picchiano, picchiano tanto, picchiano. Non sarà proprio una passeggiatissima qua, eh. Ecco, così me li sono un attimo levati di torno e vediamo un po'. Aia, non l'avevo visto! Non l'avevo visto, maledizione! Già che sono caduto, è qualcosa che solitamente non sarebbe dovuto accadere. Questa volta è accaduto. Ok. Bene. Facciamo che resti un caso isolato. Avevo anche sfruttato una gran bella tattica, devo dire, sparando a quella bombola di gas. Ma no, qua non c'è nessuno. La bomba. Un silenzio spettrale che precede l'inferno di cristallo. Grande classico anche qui. Riuscissi a fare a prendere una Terossino. Con la mia amatissima torretta non riesco mica ad accenderglielo quel barile che c'hanno dietro la schiena. Ah, salve. Io ho questa sorta di problema psicologico con questi tizi qua che mi caricano. Mi mettono un'ansia pazzesca. Veramente pazzesca. Intanto la mia torretta sta continuando a via delle vittime. Dai, dai che la portiamo via. Dai che la portiamo via. E uno. E due. Aia. Facciamo le cose con molta calma e tranquillità, ecco. Dai, dai, ok.
ci possiamo salutare per ora e per sempre? Ok. Ah, ridaglia con questo. Sì. Voglio accenderti la schiena. Posso? No, non posso. Va bene. Capito, va. Esponiamoci. Esponiamoci un po'. Sto fucile che è l'ira di Dio. Veramente l'ira di Dio. Attenzione, nemici in arrivo. Oh, non c'è verso di fargliela esplodere quella bombola, eh. Ancora. Attenzione, un agente della arrivo. Ha bisogno di aiuto immediato. Bene. È veramente il panico più totale lì. Vediamo un po' se riusciamo a ravvivare l'ambiente. È fuoco ovunque. Il delirio più totale, va. E salta sto ostacolo, santo cielo. È folle la quantità di gente che sta arrivando da quella galleria. Abbastanza imbarazzante. Sono finiti? No. Manco per niente. Allora, bene. Perlustra l'area. Sentiamo sta roba perché è insopportabile. Dunque, ah, ho sbagliato strada. Chiedo venia. Fortemente rincoglionito. Come al mio solito. Ormai ci sarete ampiamente abituati. Via, 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 via. E qua. Tizio non mi sembra proprio praticissimo. Forse è una mia sensazione, ma... qua sarà tosta. Allarme rilevato. Questi mi agitano. Questi mi agitano. Facciamoli fuori subito. Ok. E questi. Intanto due. Allarme. Chi c'è? Vedo gente. Aia. Ma siamo dannatamente circondati. Ergo sarebbe opportuno aprire un po' e capire da che parte questo si apre. Non si capisce perché me lo illumina. Ok, e uno. Ho capito, amico mio, ma se non mi copri le spalle però diventa complicato, eh. Io due occhi c'ho. So pure miope, mettici pure quello. Gente non capisce le tattiche militari di base.
Che se uno sta da una parte uno deve stare dall'altra, se no ci abbiamo entrambi i lati scoperti. Dunque. Mettiamo un po' se... Borsa, borsa! La borsa non esplode, non esplode mai niente! Allora... Ciao miseria! Vi è fuori! Ok! È andata? No, per bussare l'area. Non se ne esce. Il tizio sta bello attrezzato, ma non lo vedo particolarmente propenso in molti momenti. Atto finale da sta parte? Penso proprio di sì. Aia. So tanti lì. Delirio. Devo dire che per underground la torretta quella che va a fuoco è una manna dal cielo, eh. Veramente tanta 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 roba. Tanta 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 roba. Che poi adesso, siccome me l'avete chiesto in parecchi, a fine video, cioè prima della fine del video, vi faccio vedere anche il mio equipaggiamento con relativi con relative modifiche, visto che a tanti è piaciuto il mio fucile, per cui devo ringraziare immancabilmente il buon Andrea. Ormai tanto è una presenza costante dei miei video, quanto uno viene ricordato sempre. Dove stanno tutti? Vieni Ciccio, vieni. Andiamo a caccia insieme. Fai l'audio. Merda. Li ho visti. Non ci volevo credere. Ero lontano, pensavo fossero topi. Ma non ce ne sono di così grossi, nemmeno a New York. E i topi non spostano i tombini. Ho chiamato gli altri e mi sono incamminato, ma i bersagli si sono sparpagliati come scarafaggi. È allora che mi è venuta un'idea. Se scopriamo dove si nascondono, sarà facile metterli all'angolo. Non ci si sparpaglia più di tanto nelle fogne, no? Quelli che si nascondono là sotto sono ancora più schifosi di quelli fuori. Di sicuro, se vivono nelle fogne, non sono stati infettati con il virus. È una minaccia che non possiamo ignorare. Bene. Quindi ci aspetta tipo la resistenza più brutta di sempre. Benissimo. Io metterei questo. Questo per quelli brutti che si avvicinano con la mazza. Dai, dai che va giù. Dai, 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 dai. Ricarichiamo? Ok. Poi di qua. C'è quell'altro che... Peggio ne sei. No, io sono più... Con la mia amata mitraglia mi trovo da Dio. Se troviamo una copertura è meglio. Dai, dai, dai. Ok. C'è. Ah, c'è la torretta maledetta sua. Preso. E ale. Non mi sento ancora tranquillo. Non del tutto. Secondo me... Bomba! No.
Attenzione, nemici in arrivo. Ah, che gioia! La torretta! Ok. Che miseria. Aiuto! No! I miei incubi! Dai che si può fare, dai che si può fare, facciamo sto miracolo. Perché il tizio non si cura mai? Mai si cura. Le sta a far sclerà. Curati ogni tanto, usano un medikit. Se uno di noi ci avesse radar saremmo in una botte di ferro. Fastidiosa come una zanzara era. Ma peraltro, infatti, piazzate veramente con grande ingegno quelle torrette da parte del nostro nemico. Ma mette tanto fuoco che non vedo niente. Aia, aia. C'è qualcuno che non vedo che mi ha preso di punta, ma non so chi sa. Ah, eccolo. Tana. Tana per cecchino. Io quasi quasi vado a tanare il cecchino. Cucù! Dove stai? Ok. Altro cecchino. E tira fuori sta testa. Maledetto. Vabbè, ragazzi, stiamo a fare veramente le perdite di tempo. Quelle burine. Andiamo su. Altri nemici in arrivo. Bene. Io spero non vengano da qui, perché se vengono tipo da dietro di me è la fine. Dai, 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 dai. Dunque, ragioniamo. Un bersaglio alla volta. Allora, qua siamo espostissimi, per cui io mi muoverei sinceramente. Mi muoverei di corsa pure. Dovremmo andare dove stavano i cecchini prima. E non lancia la granata qui, che moriamo tutti malissimo, forza. Allora. Aia. Tana per l'altro cecchino. Quantomeno abbiamo capito dove sono tutti. Quest'arma. L'unico difetto che c'ha la mia arma è che si impenna ogni tanto. Sto maledetto, veramente il paragone con i topi era estremamente calzante. Attenzione, rilevati ostili con corazze pesanti in avvicinamento. Ah, bene. Allora, io direi, se lui sta di là, qui non ci passa nessuno. Potrebbe. Vediamo adesso.
Io ti disconosco come compagno. Miseria. Mi sei buggata la ricarica. Allora, se non riesco a colpirti. Mi stanno cuocendo. Via, 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 via. Mamma mia. Panico. Panico, panico, panico. Se esci da quell'angolo, amico mio, forse sopravviviamo. No, non sopravviviamo. Io chissà come ti riesco a prendere. Dai, 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 dai. Ok. Contribuisci alla causa. Sto morendo. Santo equipaggiamento del nomade che mi ha salvato la vita. Anche perché se sto aspetta questo, mi dia una mano. Sto riccamente fresco. Allora, santo cielo. Niente, vabbè, il tizio sta sempre per terra però. Ma io che devo fare? Dai, dai, dai. Ok, allora. Arrivo. Un incubo, un incubo. Come sempre poi d'altronde, ogni volta che gioco a questo gioco è sempre un incubo. Ah! Devo dire oggettivamente che mi sento un po' migliorato rispetto ai primi video che facevo, eh. Sotto tanti punti di vista. Oh! Dovrebbero starsene buoni per un po'. Il miracolo! Ce l'abbiamo fatta! Bene, allora, fuggiamo da questo posto ignobile. Vediamo che cosa si è raccolto in questa enorme e abnorme fatica. I frutti del nostro amarissimo lavoro sono una maschera dei reparti speciali. Bene! Ma che piacere! Ma che piacere. Altre cose da raccogliere. Vestiti vari. Vabbè, direi che si può anche, si potrebbe anche fare basta, mio caro Banzuil. Torniamocene a casa, che si è fatta una certa. Mamma mia. Comunque tosta. In due e con le direttive attive è piuttosto complesso sto gioco. Poi mettiamoci pure che Banzuil qua non è che fosse proprio sto gran campione di razza, per cui è stata un pochino più complicata di quello che magari sarebbe stata con un compagno più abile, più pratico e un po' più presente a se stesso, ecco, mettiamola così. Allora, detto ciò, io adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo raccolto, anche perché devo buttare un po' di cose. Allora, un MP5N Marina, vabbè, robaccia vera. L'RPK, intanto Banzuil se ne pure andava come se fosse lui quello bravo col peso appresso. Poi una maschera tracciamento munizioni che non sembra affatto male. La maschera delle parti speciali che è veramente di una bruttezza rarissima. Poi abbiamo i ginocchiali della fede del cacciatore. Queste potranno essere utili un domani.
Abbiamo trovato un'impugnatura inclinata che dà 12,5 di stabilità. Danni critici più 4, precisione più 2%. Allora, io prima di aprire le casse raccolte e di farvi vedere il mio equipaggiamento, direi che butto un po' di roba perché altrimenti non c'entra. Ok. E apertura cassa numero 1, ma è sia sul campo che sono quelle che mi piacciono di più. Oh, capite perché? Che ogni tanto esce il verdone col Dead Eye. E apriamo l'altra che ha al suo interno il nulla cosmico. Ok, allora, armi. M700 tattico, fucile di precisione. Ma avete parlato sempre tutti di questo M700. La mia domanda sorge spontanea. Io ho lo scaracca militare. I DPS sono così alti perché ha una qualche caratteristica differente rispetto all'M700? Perché se mi dite che l'M700 è meglio, mi spiegate pure perché, magari io mi butto volentieri su ciò che mi avete sempre consigliato. Detto questo, qual è il mio equipaggiamento? Cosa fondamentale che vi interessava, il fucile d'assalto, quello che ha avuto più richieste di spiegazioni. È un LVAC, LVOAC, che praticamente, siccome ha una stabilità ridicola, perché si impenna tipo come un Harley Davidson, l'Harley Davidson è bella stabile, insomma si impenna parecchio come se fosse una moto, gli ho dovuto applicare diverse modifiche finalizzate proprio alla stabilità, per cui abbiamo un compensatore che dà 13,5 di stabilità, abbiamo un'impugnatura che dà 10,5 di stabilità, ma la aumentiamo a 12,5 con quello che ho appena trovato, che è anche tanto meglio, devo dire. E poi abbiamo, vabbè, il caricatore, questo classico, semplicemente per renderlo un po' più utile sulle scariche a lungo termine, e un mirino appunto rosso che dà 12% di stabilità, per cui grosso modo parliamo di un incremento della stabilità del, dunque qui è 14, 26, del 28%, per renderlo comunque leggermente ingestibile a tratti, per cui tenetelo presente. Per quanto riguarda il resto dell'equipaggiamento, io ho il giubbotto, anzi il set del nomade suddiviso per giubbotto, maschera, guanti e fondina, che mi garantisce un revive in momenti critici, sebbene l'effetto si attivi solamente una volta ogni 4 minuti. Per il resto, ma qui ci sto lavorando, ho una coppia di stella solidale suddivisi per zaino, che mi dà un po' di critici in più e un po' di riserva di munizioni aggiuntive, e le ginocchiere, stella solidale che dà un po' più di salute, danni corazza nemici, uccisioni XP aumentate, resistenza e emorragia. Questo lo vorrei sinceramente cambiare, ma quello del nomade diciamo che è abbastanza imprescindibile per come gioco io, perché appunto essendo un tipo abbastanza solitario, diciamo che aiuta parecchio. Detto ciò, ragazzi, niente, io direi che per oggi possiamo salutarci qua. Fatemi sapere se avete richieste particolari per quanto riguarda i prossimi video, altrimenti io andrò avanti così alla burina, sperando di ritornare vincitore anche dalla prossima spedizione sotterranea. Detto questo, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima e ci vediamo. Ciao ragazzi.